È un bel momento per la città di Nocera Superiore che si inserisce come comune capofila ad un maxi finanziamento a sostegno degli eventi e delle iniziative cittadine, grazie al POC, Programma Operativo Complementare, un cammino di valorizzazione intrapreso dal primo cittadino Giovanni Maria Cuofano e l'ammissione al finanziamento che vede Nocera Superiore al secondo posto dopo la città di Sorrento e rilancia la progettazione archeologica e turistica di un'ampia area, una rete di comuni che vede Nocera Superiore capofila, di cui faranno parte Cava dei Tirreni, Angri, Scafati, Striano e Capodevise, la strada regia delle Calabre, un decreto della Regione Campania e gli eventi che si svolgeranno da giugno 2023 fino a maggio 2024 e saranno articolati in percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico. Abbiamo inteso candidarci per un finanziamento regionale legato agli eventi che cadranno da giugno 2023 al giugno del 2024 e siamo stati beneficiari di un finanziamento che ci vede protagonisti come comune capofila insieme ad altri comuni della provincia di Salerno, ma anche del Beneventano e del napoletano. Questo finanziamento lo abbiamo fortemente voluto valorizzando la strada regia delle due Calabrie. Come sapete, noi abbiamo aderito a un protocollo per sostenere l'iniziativa della strada regia delle due Calabrie, che vuole essere una valorizzazione di alcuni percorsi culturali, turistici ed enogastronomici. Quindi l'amministrazione comunale, insieme agli altri comuni, sarà beneficiaria di questo finanziamento che ci consentirà di organizzare nel corso sia dell'anno corrente che dell'anno 21 ulteriori iniziative che saranno per lo più, lo ribadisco, mireranno a valorizzare non solo i percorsi culturali, archeologici ed artistici, ma anche i percorsi enogastronomici che possano vedere protagoniste le attività del nostro territorio. Noi siamo il comune capofila di questa aggregazione di comuni che si è candidata per il finanziamento. E oggetto del finanziamento, diciamo, abbiamo candidato il progetto legato alla strada regia delle due Calabrie, quindi alla valorizzazione di questo percorso turistico, archeologico, culturale. Oltre a questo, va detto che la programmazione che è stata inserita per ottenere questo finanziamento, non soltanto ne siamo stati beneficiari da parte della Regione Campania, ma anche con un punteggio importante che ci vede secondi a livello regionale, tant'è che il primo comune è il Sorrento e il secondo, con il comune di Nocera Superiore Capofila, il secondo progetto è quello del comune di Nocera Superiore Capofila.